Il premio è alla 10ª edizione circa ed è nato proprio per onorare in maniera più multidisciplinare il pensiero di Lucio Colletti, la sua figura. Oltretutto lui amava anche molto la letteratura, il cinema e naturalmente era saggista, scriveva, come ho detto anche prima, sul Corriere della Sera, sull'Espresso, il famoso Livio Zanetti, il suo amico e direttore dello storico Espresso. E quindi ci è sembrato importante fare questa ricorrenza tutti gli anni. Allora, per me questo premio ha un grande significato, anche perché mi trovo in contesto meraviglioso con il professore Gael de Guichon, che è stato mio professore all'Istituto Internazionale della Conservazione all'ICROM qui a Roma 30 anni fa. Questo premio, tra l'altro, è un riconoscimento al lavoro svolto in questi 30 anni nell'ambito del restauro delle opere d'arte su carta. Sono veramente, ovviamente, molto contento di ricevere questo premio per la cultura, perché è un certo riconoscimento non solo a quelli che studiano, conoscono meglio tutte queste opere, però c'è anche chi cerca di conservare questo al meglio affinché il pubblico ne gusta non solo la bellezza ma tutto il messaggio che queste opere come questa qua contiene. Dunque per me è un grande onore, perché non solo si fa questo lavoro in Italia ma si fa questo lavoro in tutto il mondo, e sono tra due viaggi e sono contento di essere qui. Questo è un premio davvero prestigioso, sono felicissima di essere stata nominata e quindi lo prendo veramente con grande entusiasmo. E tra l'altro il filosofo Lucio Colletti è stata una persona stimatissima, amatissima sicuramente non solo da tutti i suoi allievi, tutti i suoi studenti, ma anche da tutti coloro che si appassionano, si sono appassionati o magari spero si appassioneranno alla filosofia, campo nel quale lui era sicuramente un principe veramente. Ho conosciuto Lucio Colletti e sono molto lieto di essere qui per ricordarlo in questa bella occasione in cui si assegnano dei premi alle persone che si sono distinte nei vari campi delle attività culturali per originalità e per spirito libero, perché ciò che vogliamo valorizzare di Lucio Colletti è questa sua capacità di essere ricercatore ma anche di essere una persona assolutamente libera. Io sono Luciano Albanese e sono professore di filosofia pratica all'Università della Sapienza di Roma. Sono stato assistente e collaboratore di Lucio Colletti per moltissimi anni fino alla sua tragica scomparsa e attualmente sto curando i suoi inediti. E ne sono già usciti due e ora ne sta uscendo un terzo. Sono lezioni di filosofia politica che ha tenuto all'Istituto Gramsci di Roma nel 1958 e stanno uscendo in occasione dell'inaugurazione della biblioteca Lucio Colletti della Camera. I libri di Lucio Colletti sono attualmente disponibili, diciamo, nella biblioteca della Camera e a via del seminario, e in occasione di questa inaugurazione presenteremo anche questa edizione fresca, diciamo, di stampa, che uscirà penso il prossimo mese, tra un paio di mesi al massimo, e di queste lezioni molto, molto importanti, molto interessanti, lezioni di filosofia politica in cui vengono analizzati vari testi di filosofi classici, Kant in particolare. Beh, che dire su questo premio, su questa giornata? Io lo trovo estremamente significativo e importante, soprattutto per il principio su cui si fonda, insomma, che è un principio di libertà, della libertà che ognuno di noi dovrebbe avere sempre, cioè dico fondamentale quella di essere se stesso. E in questo apportare il proprio lavoro, il proprio punto di vista sulla realtà che ci circonda, quindi nei diversi campi proprio una ricerca che ognuno fa coi propri mezzi, in merito proprio
direi, all'esistenza. Pur non essendo filosofi, c'è sempre una ricerca filosofica comune, cioè del cercare di darci un po' delle risposte, o individuare in fondo anche, come posso dire, quelli che sono un po' i misteri di questa nostra esistenza. Penso che ci siamo. Sono onorato di aver avuto questo premio, Lucio Colletti, perché Lucio Colletti non era un uomo del sistema, era un monumento di libertà, la libertà. Noi abbiamo bisogno solo di libertà, di rispettare la Costituzione e le nostre istituzioni, così andremo meglio. Se no siamo nel caos e nel sistema partitocratico, che è l'esatto contrario della democrazia.